Sono letteralmente costernato da tutta la serie di attentati che sono successi in Europa. Non so se questa settimana o già la scorsa settimana o 2 settimane fa, perché per me il tempo trascorre molto veloce, ma sono rimasto gravemente costernato perché ci avevano promesso che in pratica l'ISIS era stato sconfitto e che non sarebbero più successi episodi del genere, e che avevano catturato o tenevano d'occhio tutti i foreign fighters. Evidentemente questa promessa non l'hanno potuta mantenere, perché o avevano disestimato il pericolo, oppure perché già sapevano che non era vero, ma a noi, popolazione civile europea, ci tocca di soffrirne le conseguenze. Come siamo arrivati a questo punto? Io vi chiedo, come siamo arrivati al punto di soffrire questi attentati nelle nostre vite quotidiane? Perché dobbiamo soffrire questi attentati e essere la preda facile di questi cacciatori di esseri umani che si aggirano nelle nostre comunità come se nulla fosse, e in più che nelle loro terre uccidono molti dei loro correligiosi e connazionali. Allora, che soluzione si può fare, si può adottare, cosa si può fare, che soluzione si può adottare contro un nemico così mimetico che si occulta nelle nostre società? Come discriminare i buoni dai cattivi? Io me lo chiedo, che soluzione dare a questi attacchi, a questi incessanti e furiosi attacchi a cui siamo esposti? Quindi, cari amiche ed amici miei, se volete che io continui a fare come nel passato dei video su queste attualizzazioni di cronaca, vi invito innanzitutto a commentare qui sotto questo video. Poi vi ricordo che molte volte i commenti vanno in spam se non si guarda almeno 1 o 2 minuti di video, e qui già lo inizio a precisare sotto molti miei video. E in più vi invito a condividere questo video affinché anche vostri conoscenti, amici, familiari, parenti, contatti e chi più ne ha più ne metta possano commentare questo video. E vi ringrazio di seguirmi, e in bocca al lupo, ciao. Mi raccomando, se avete delle risposte, commentate qui sotto. Guardate il video per 1 minuto e mezzo e condividete affinché anche altri possano condividere e guardare e commentare a loro volta, e far commentare e bla bla bla. Adesso stacco perché altrimenti da 2 riflessioni diventano 3 minuti di video. Ciao e buon fine settimana a tutti e tutti voi.